Gemellaggio tra Comitini e Aragona per un fuori programma del Carnevale con successo di pubblico e partecipazione. Gaetano Ravanà. A Comitini siglato un gemellaggio con Aragona per un fuori programma del Carnevale festeggiato anche domenica scorsa. Grande il successo di pubblico per questa scommessa del sindaco Luigi Nigrelli con il coinvolgimento dell'ex sindaco delle città delle Zolfare, Nino Contino, oggi consigliere comunale di Comitini. E i giovani di Comitini e Aragona si sono messi assieme per realizzare un bel carro allegorico. Nigrelli ha ricordato anche la tragedia di Ravanusa di 2 anni fa. Ma vediamo cosa dice il sindaco di Comitini. Complimenti a voi ragazzi che vi siete impegnati nella realizzazione di questo carro, che è una bella opera d'arte, dimostrando di avere vero talento. Per la mia amministrazione comunale e per i miei collaboratori, con in testa i dirigenti che ringrazio, l'ingegnere Gentiluomo, il dottore Totoparello, non è stato facile mettere insieme in poco tempo tutte le autorizzazioni necessarie per farvi realizzare questo evento, ma abbiamo ritenuto giusto dare questa opportunità a voi giovani e a noi più adulti. Quindi, in mezzo a mille difficoltà burocratiche ed economiche, eccoci qua, siamo riusciti nell'intento. A voi giovani di Comitini, di Aragona, dei paesi limitrofi, vi esorto a divertirvi stasera con l'euforia e l'allegria tipiche del Carnevale, ma vi richiamo anche a mettere il giusto buonsenso e l'equilibrio che deve portarci tutti serenamente a casa a manifestazione finita. Prima di passare al divertimento, permettetevi di leggervi una dedica, le parole del professor Pietro Carmina, il docente vittima della tragedia occorsa a Ravanusa poco più di 2 anni fa a causa di una fuga di gas. Non siate spettatori, ma protagonisti della storia che vivete oggi. Infilatevi dentro, sporcatevi le mani, mordete la vita, non adattatevi, impegnatevi. Non rinunciate mai a perseguire le vostre mete, anche le più ambiziose. Caricatevi sulle spalle chi non ce la fa. Voi non siete il futuro, siete il presente. E adesso permettetemi di ringraziare le nostre forze dell'ordine, i carabinieri, la Proloco di Comitini, la MPD di Aragona, gli operatori del 118, il medico della serata, il dottore Contino che ringrazio. La Prelab, che stiamo organizzando altre serate per l'estate. Buona serata a tutti, buona continuazione. Viva Comitini, viva Aragona, viva i giovani. Un applauso a voi. Grazie per questa splendida serata, ragazzi. Buon divertimento.